Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è una struttura di eccellenza dove si fa assistenza specialistica e ovviamente in questo momento le ore non si contano. Noi mediamente abbiamo un debito orario di 150-160 ore mensili nei reparti di degenza e queste vengono ampiamente superate. Abbiamo almeno 30-40 ore mensili di straordinari. Questa nuova normativa pone il tetto delle 250 ore annuali, quindi abbassa l'asticella a una media di 20 ore mensili. Le 6 guardie mensili, per esempio, che vengono puntualmente sforate. Noi viaggiamo minimo 8, 10, 12 guardie mensili, che si vanno comunque a sommare a quello che è il normale orario di lavoro. Bene, tutto questo comporta un danno psicofisico per il lavoratore, perché comunque credo che a nessuno di noi piacerebbe essere assistito da un infermiere che ha sulle spalle centinaia di ore di lavoro, quindi una stanchezza psicofisica, mentale facilmente comprensibile. E quindi il danno all'infermiere, ma il danno all'utenza, perché appunto il livello alla fine della fiera si abbassa inesplicabilmente. Ma poi paradossalmente ci ritroviamo con infermieri con centinaia di ore di straordinario, spesso e volentieri tra l'altro non pagate perché i fondi sono quelli che sono e quindi queste ore sono messe a recupero e spesso capita che ci sono stati dei colleghi che dovendo andare in pensione si astengono dal lavoro mesi prima per smaltire tutte le ore pregresse maturate. Ma poi ci ritroviamo paradossalmente con migliaia e migliaia, le ultime rilevazioni parlano di 60.000 infermieri in attesa di collocazione in Italia. E quindi ci troviamo da una parte con chi lavora troppo e con chi non lavora. USB in questo ovviamente ha da sempre adottato per propria natura la filosofia del lavorare meno, lavorare tutti, quindi una redistribuzione che dia a parità di salario una migliore qualità di vita e che possibilmente dia la possibilità di inserimento ai nuovi professionisti laureati. Il nostro direttore qualche settimana fa poneva l'accento sulla criticità dei medici, per carità, mancano anche i medici. L'intervento di elezione si può anche posticipare. L'assistenza H24, quella che viene espletata 365 giorni, 24 ore su 24, viene mandata avanti dagli infermieri e dagli OSS. Ed è proprio sul comparto che noi di USB rivendichiamo la necessità, l'urgenza di avere delle nuove assunzioni. Le possibili soluzioni ad oggi sono due: o riduci i servizi, ciò vuol dire tagliare i posti letto, tagliare gli interventi, chiudere metà blocco operatorio, oppure assumi centinaia di persone. Vorremmo sapere, possibilmente prima del 25 novembre, di che morte bisogna morire.